Buonasera a tutti quanti, benvenuti. Parlerò un po' più piano perché è tardi. Benvenuti a tutti quanti. C'è stato un drop un attimo di frame. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita perché oggi Twitch proprio. Allora, benvenuti a tutti quanti, io sono emozionatissima perché è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo. Tra l'altro Twitch è riuscita a rovinare il pathos perché invece di prendere in input il titolo della live con il gioco corretto che avevo messo, ha messo control così. Ma l'importante è che siamo riusciti. Io mi auguro che Twitch si comporti bene nelle prossime 2 orette. La mia intenzione è quella di fare almeno 2 orette di live in Little Nightmares 2. L'ho appena finito di scaricare e non vedo l'ora di cominciare, non vedo proprio l'ora. Fatemi chiudere tutto quello che non serve e soprattutto per chi c'è, ditemi se vedete il titolo corretto della live, perché io da app l'ho cambiato, ma lo vedo ancora sbagliato, cioè mi dà quello della scorsa diretta, quindi ditemi se per caso si modifica, se succede qualcosa, eccetera, eccetera. Allora, vedi il titolo giusto, bene. Bene, bene. Allora, l'importante. Perfetto, grazie Andre. Sì, live super notturna, perché voglio provare assolutamente Little Nightmares 2, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a resistere. E dicevo prima che Twitch ha avuto un drop un attimo di connessione prima durante la intro e spero che si comporti bene per il resto della serata. Spero. Allora, intanto a chi non l'ha vista oggi su Instagram, faccio vedere la figure che è arrivata con la collector di Little Nightmares e è veramente qualcosa di fantastico. Starà qui con noi sulla scrivania mentre lo proviamo e c'è anche il nostro Mono. Allora, sì, è veramente bellissima. Tra l'altro è piccola rispetto a quella che mi aspettavo, però la qualità è veramente, dei dettagli è veramente buona, buonissima. Allora, fatemi controllare che sia tutto a posto, perché io continuo a vedere il titolo che è sbagliato. Ok. Bene, allora benvenuti a tutti quelli che stanno arrivando, intanto benvenuti. Allora, abbassiamo un po' la luce perché mi sto accecando e poi cambiamo schermata, andiamo nella schermata di gioco perché dobbiamo sistemare anche tutte le impostazioni se ce ne sono. Da sistemare. Io non ho toccato nulla, l'ho solo avviato e poi sono partita. Ok. Allora, voi non vedete niente perché probabilmente, non lo so, il gioco non viene preso in automatico fin tanto che io non mi sposto sulla finestra. Oh, sera Alex, benvenuto.
Ditemi come lo sentite, se lo sentite molto forte oppure va bene come audio. È normale che si senta una cacofonia strana? Dipende che cacofonia intendi. Dipende che cacofonia intendi. Ditemelo, datemi voi un feedback se per voi l'audio è a posto o c'è qualcosa che non va. Secondo me è un po' l'audio che lo senti distorto, ma è normale qui nel menu. È assolutamente normale. Cioè, ci sono degli sbalzi ogni tanto però secondo me è il telefono, se sei da telefono. Allora. Io spero che l'overlay vada bene, speriamo, e direi che andiamo, perché io non riesco più a trattenermi dalla curiosità. Questa intro c'era anche nella demo che io ho provato e ho anche registrato per YouTube. Ok. Per chi non lo sapesse, per chi non avesse provato la demo, ci troviamo esattamente nel punto in cui comincia la demo. E io penso, sono abbastanza convinta del fatto che la prima parte della demo sia la prima parte del gioco. Qua c'è una TV, qua c'è il cubetto che possiamo prendere. Lo volevo prendere, ma non me lo fa prendere. Pazienza, c'è un cubetto lì. Non me lo fa prendere, non so perché. Impostazione. Ah, è vero che è con il trigger. Caspita. È vero che è con il trigger. Eccolo qua. Tra l'altro, citazione al primo gioco. Sì, no, lo puoi raccogliere. Nella demo te lo fa raccogliere. È una citazione al primo gioco perché sul cubetto c'è un occhio. Non si vede tanto bene, però. Giralo, per favore, Mono. Eccolo. C'è un occhio. Ma andiamo. Così ci abbassiamo. Ok. Come si scatta? Così si salta. Così si corre. Ok. È identica questa parte alla demo. Che sostanzialmente ci fa prendere familiarità con le nuove cose che possiamo fare nel gioco, soprattutto con il fatto che noi possiamo chiamare un altro nostro alleato. E cosa che a me piace tantissimo perché nel primo noi potevamo avere delle interazioni con i nomini, per esempio, però era un'interazione che era un pochino sporca, nel senso che i nomini
delle volte si baccavano facilmente, quindi se volevi essere aiutato da loro facevi molta fatica. Invece così, chiamandolo, diciamo, la tua controparte, reagisce proprio, fa quello che gli chiedi. Allora, andrò un po' spedita qui perché questa è esattamente la parte che abbiamo visto nella demo, che ho visto nella demo. Sei in versione ASMR. Parlo un po' piano perché è tardi, più che altro. Ma se non sentite, ditemelo. Ok, qui l'atmosfera è abbastanza lugubre, però penso che il gioco ci riserverà atmosfera ancora peggiore rispetto a questo. Perché siamo nel regno del nemico che viene chiamato cacciatore, uno dei nuovi nemici. E chiaramente ci sono delle trappole, degli ostacoli che si confanno al personaggio. Non mi ricordo se qui devo far qualcosa. No, semplicemente mi devo aggrappare, basta. Ok, per ora niente di strano. È tutto uguale alla demo. Chiaramente queste sono tutte trappole. Quindi passeggiando lì sopra verrei intrappolata. Non lo faremo, non lo faremo. Anche perché come nel primo gioco ti farebbe ricominciare. Dai, spingi. Penso di poter cambiare anche cappello volendo a mono. Non ancora. Però dovrebbe esserci nel pre-order un cappello particolare. Dopo ci guardiamo. Ok. Vai, vai, vai. Nella demo la prima volta sono morta malissimo perché non me l'aspettavo sta cosa e non mi ricordavo quale fosse il tasto per scattare, quindi mono, ha fatto una brutta fine. Allora, anche qui mi guardo un attimo attorno perché nella demo non c'era roba, ma io non so se qui ci possono essere collezionabili robe, possibile? Non credo già qui, però insomma, vale la pena guardare. Vale la pena guardare. Non hanno cambiato questa cosa. Cioè la manovella si muove se te muovi lo sticky per controller. E a me sta cosa sempre non mi è tanto piaciuta, però vabbè. Cioè ci sta. Ci può stare.
l'altro la domanda che io mi faccio è perché Mono abbia questo sacchetto in testa, questo cappello. E io all'inizio pensavo, perché potrebbe essere, alcuni supponevano che Mono fosse il protagonista del DLC del primo, ma chi ha giocato il primo sa benissimo che questa cosa è impossibile, a meno che il gioco non sia ambientato in un'altra situazione temporale. Tra l'altro questa supposizione verrà smentita immediatamente, tra poco, quindi... Ok... Ok, questa ci serve... Vai Mono, ci serve per rivelare le trappole. E allora, Inside io non ce l'ho presente in questo momento, o forse lo confondo con qualche altra cosa, però Little Nightmares, se non l'hai giocato, è un titolo che merita veramente, veramente, perché ha delle ispirazioni, il primo ha delle ispirazioni che sono veramente carine e l'estetica di questo gioco è veramente fantastica. Beh, me ne sono innamorata praticamente subito. E non è un gioco... cioè, nella categoria è horror, però in realtà a conti fatti è più un gioco che secondo me gioca, perdonatemi il gioco di parole, su alcune, come si dice, inquietudini che o immagini che possono dar fastidio alle persone, ma che non sono proprio horror brutte da vedere. E a me questo genere di giochi piace perché alla fine dei conti magari è, come si dice, ha più effetto una cosa di questo tipo rispetto magari a un jump scare così. E a me piace questa cosa. Scusate un attimo, che fa un po' freddo nella stanza. Allora ho acceso la stoffina. Ok. Allora, cominciano a palesarsi delle trappole un pochino più particolari. E adesso io non mi ricordo se qui ce n'era una oppure no. Quindi starò attenta a quello che faccio. Afferra, Mono. Ecco. Come sa bene chi ha visto il trailer del gioco, il nostro personaggio ha delle, come si dice, delle facoltà di movimento diverse rispetto al primo, cioè può effettivamente attaccare in qualche modo i nemici, brandendo degli oggetti come dei bastoni o insomma delle armi contundenti, e questo ne è un esempio, cioè Mono può afferrare questa cosa e utilizzarla effettivamente come arma, in questo caso per liberarsi dalla trappola, e lo faremo per aprirci la strada qui. Chiaramente questa prima parte, come nel primo, è finalizzata a farti prendere familiarità con le nuove dinamiche del gioco, quindi
È tutta una sorta di tutorial da fare molto in fretta. Quindi direi che lì possiamo camminare tranquillamente. E là. Oh. Attenzione. Ah, questa cosa è bastarda. Perché se non ti attacchi, vai su un mono, grazie. Tra l'altro, forse la diretta Twitch in questo momento non rende bene perché è in 720 e non in 1080 come ho io. Ma io giocai il primo in una qualità indecente, indecente con screen lag continuo, e voi non potete capire com'è giocare con questo titolo, con la fluidità delle immagini, è veramente un sogno che si avvera. Ero convinto che anche questo titolo fosse ambientato al chiuso. No, no, questo titolo esplora una molteplicità di ambienti molto, molto più variegata rispetto al primo. E c'è una parte all'esterno e una parte invece, no, 12 fps no, però meno di 30 di sicuro, ed è stato veramente un peccato. E infatti l'ho voluto rigiocare quando ho avuto il computer buono per vedere proprio il gioco a tutta nella sua potenzialità, a pieno, perché è veramente un peccato. Allora, Mono non è abbastanza alto per attaccarsi qua alla porta, e poi c'è la finestra, quindi direi che. Allora, per il momento non vedo oggetti che possono qualificarsi come dei collezionabili. Boh. Non credo che le bottiglie siano dei collezionabili, perché per esempio nel primo c'erano queste statuette da rompere. Poi c'erano le bottiglie, che erano quelle che poteva raccogliere il ragazzino, e poi c'erano, vabbè, le lanterne e le candele. Qua non credo che ci sia niente che si possa qualificare come collezionabile. Io vado tranquilla adesso, ragazzi, perché so cosa c'è qui, a meno che non abbiano aggiunto qualcosa di diverso dalla demo. Quindi è abbastanza inquietante tutto ciò, però non è niente di particolare. Cioè, possiamo aprirlo qua al frigo, ma non c'è niente di che. Sono bottiglie, carne, roba da mangiare, probabilmente in via di putrefazione, visto quello che c'è sul tavolo. E chi ha presente il primo titolo ricorderà la canzone, il tema musicale. La casa di un tipico studente in sessione. Ma speriamo di no, speriamo di no. E qui c'è un carillon che sta suonando il tema musicale del primo gioco. Abbiamo trovato uno dei primi cappelli che Mono può indossare, che è il cappello da Davy Crockett. Adesso io non me lo metterò perché preferisco il sacchetto per il momento di Mono, quindi starò con questo per il momento, però se volete ve lo faccio vedere. Nella demo io me l'ero messo, però non mi entusiasma granché.
È una capacità. Sì, qui, qua, qua. È una. Come si dice? Tira fuori il manuale, ce l'avrà in tasca da qualche parte. Allora, di qua per il momento non possiamo andare perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a spingerla questa porta perché è troppo pesante. E ci aiuterà qualcuno che troveremo. Allora, fate bene caso a queste cose. Una macchina per cucire, della bambagia, dei sacchi pieni di imbottitura. Ecco. E io quando ho giocato la demo ho avuto un infarto in questo momento perché esteticamente il personaggio che stiamo vedendo suonare il carillon è identico al ragazzino, a The Child del primo gioco del DLC, del primo gioco dei DLC del primo gioco. E questo solleva molte domande, cioè in che periodo è ambientato effettivamente Little Nightmares 2? È un prequel, la storia si svolge contemporaneamente a Little Nightmares 1? Immagino che lo scopriremo. Comunque, lo dobbiamo tirare fuori di lì e non lo possiamo fare. Sì, qua c'è il gomitolo che è molto interessante, però non ci può servire a niente, quindi via gomitolo. Ho detto via. Questo non lo possiamo usare perché il manico si stacca. No, il gomitolo non era da prendere. Il gomitolo non era da prendere. E dovremo usarlo in maniera un po' più forte. Dobbiamo usarlo in maniera un po' più forte. Robe che se lo fa una persona normale, l'accetta, gli finisce in testa, gli taglia una gamba, un braccio, eccetera, eccetera, però Mono è illeso, beato lui. Io volevo guardare una cosa, però qui non avevo fatto caso, no, qua non si può andare. Quando ho giocato la demo, sta parte l'ho fatta in maniera un po' sbrigativa, volevo vedere se si poteva andare da qualche parte, qui, ma non credo, no. Ecco, vai Mono. Guardate come siamo autorevoli. Allora, secondo voi, che cosa farà quel poveretto nel momento in cui noi cominceremo ad accettare la porta? Ha una reazione più che normale. Quella la lasciamo fuori, magari. E questa, signori, è una delle scene più belle che mi è piaciuta della demo. Ok, allora lui è scappato, ma non è scappato davvero. Guardiamo un attimo che disegni ha fatto. No, non vi preoccupate, torna dopo. Lo andiamo a riprendere anche perché non può uscire senza di noi. Questo è un disegno della città, del secondo
del secondo titolo, proprio, The Little Nightmares 2, è la città, non mi ricordo esattamente come si chiama, la città pallida, mi sembra. E queste sono delle figure umanoidi, diciamo. Adesso comunque lo andiamo a riprendere. Sì, è abbastanza traumatizzato, ma lo sarei anch'io se avessi visto quello che vedrete tra poco. Ecco, mi dispiace solo, però la parte tutorial, diciamo, finisce tra poco. Questi li si vedeva già in degli screenshot che sono stati rilasciati all'annuncio del gioco e nei mesi successivi. Se vi ricordate, chi l'ha giocato il primo, esatto, sono imbottiti. Se chi ha giocato il primo si ricorderà che il personaggio del janitor, quello che ha le braccia lunghe, era abbastanza caratteristico nel gioco perché praticamente faceva queste specie di... intanto era l'addetto a, come possiamo dire, il confezionamento della... della carne che veniva mandata ai cuochi e poi aveva quella stanza piena di bambole, eccetera, eccetera. E in questo gioco hanno voluto riproporre questa figura un po' così, però è il cacciatore che praticamente fa dei manichini con delle maschere, perché sono delle maschere, io non credo che siano dei pezzi di corpi, sono tutti pupazzi questi. Imbottite. Cosa fai? Sulla tavola io non ci vado, perché rischio di finirci io nel piatto. Chissà se questa si rompe. Vandalismo. E qua comincia la cooperazione. Cooperation. Arrivo. È bellissimo quando ti chiama. Arrivo. Dei Tarsier Studios devono piacere tanto le scarpe, così, perché le mettono in tutti i loro titolo, così delle scarpe a caso. Tipo l'assassino di non aprire quella porta, per di più ispirata a fatti reali. Eh già, no, vedete, infatti, qua si vede meglio che lui ha dei pezzi, dei manichini, delle bambole, delle maschere, robe. Allora. Qui ci devi aiutare, caro. Vieni. Vieni. Oh. Non mi dire. Ah, ok, che stupida. Pensavo si fosse buggato. Vieni, aiutami. Ah, forse lo dobbiamo spingere. Vai, spingi. Spinga! Mi ricordavo che lui mi lanciava su. Ciao Raoko, non preoccuparti, non preoccuparti. Questa è un'improvvisata, quindi stai tranquillo. Allora. Vieni giù, caro. Non cincischi. Esatto. Ah, è qua che ti spara su. Forse, credo.
qua. Sì, ecco. Vai. Ecco, e qui io ho rischiato un po' l'infarto. Perché qui, effettivamente, se uno non aveva ancora capito che erano manichini quelli, ti pigliava un pochino di l'infartino. Comunque, questa manovella serve a me. Grazie. Come era prevedibile, il braccio viene via. Per fortuna che non è un braccio vero. Per fortuna. Ok, manovella, grazie. Jump! Ci siamo spiaccicati malamente. Guardate, guardate. La cosa che mi è piaciuta più constatare nella demo è l'intelligenza artificiale dei tuoi alleati. Cioè, lo fanno subito, non glielo devi dire te. Invece con i nomini diventavi scemo. Scema. Diventavi scema. Perché? A parte il fatto che li dovevi abbracciare prima, quindi una vita per prenderli. E poi ti mettevi nella posizione per spingere, tirare il tale oggetto e loro non si mettevano nella posizione. Stavi mezz'ora lì a farli disporre fin tanto che non ci riuscivi, tirando tutte le bestemmie del caso. E questa cosa mi è piaciuta, vedere che l'intelligenza artificiale degli alleati è migliorata, è stata migliorata. Ok, noi adesso. No! Ah, ok, a posto. Infatti, è quello che stavo pensando anch'io, che la modalità co-op sarebbe stata molto bella. Però, non lo so, forse avrebbe snaturato un pochino quello che è l'idea del gioco. Cioè, io lo vedo molto come un titolo da vivere in solo. E in multiplayer, forse, anche se solo in due, sarebbe stato un pochino diversa la cosa. Comunque vi vorrei far notare una cosa, che noi fino adesso abbiamo visto dei manichini. Questo secondo me è un cadavere, non è un manichino. E tra l'altro là non c'erano delle mosche, se non sul tavolo. Qua invece vedete che ci sono delle mosche che girano dappertutto, quindi molto probabilmente quello è un corpo. E credo di aver bisogno della tua assistenza. Ah no. No, allora questo è un sacco. Questi sono sacchi. Questo è un corpo. Questo è un corpo. Allora, non sono sicura del fatto che siano corpi svuotati. Però quelli di prima hanno sicuramente delle maschere fatte, tipo quelle che ci sono qua. Queste qui, che vedete in background. Allora, io quando l'ho fatto mi sono spiattellata. Ecco, cerchiamo di scendere come dei cristiani stavolta. Sto giocando. Oh. Venga. Arriviamo al momento primo infarto, per me almeno. Speak with us, vai, spingi. Ecco, ci siamo imballati. Vai, spingi. Tra l'altro, una tagliola messa così, cioè cade, è la fine. Basta, più di così non possiamo fare. Oh là là. Ecco, queste sono pelli di animale.
insomma, non lo sappiamo cosa sta facendo lì, quindi. Allora lui spara col fucile. L'idea è di precederlo e nascondersi dietro le casse, ma non è così facile capire dove sparerà. Stiamo per finire comunque il tutorial della demo, quindi tra poco comincia il vero gioco. Ecco, la cosa molto bella è che tu puoi interagire anche con il tuo alleato e prenderlo per mano, così non resta indietro. Dovresti dammi la mano, figliolo. Dammi la mano. Mi dai sta mano? No, non mi vuole dare la mano. Cioè, vi giuro, sono confusa. Dammi la mano, che non ci possiamo muovere senza. Dio santo. Perché non mi dà la mano? Non so che dobbiamo star zitti, ma dammi sta cacchio di mano! No, non lo so. Cioè, io posso andare da sola, però lui deve venire. Quindi, dammi la mano. Buon Dio, dammi la mano. Dammi la mano. Oh. Sì, no, ma io lo stavo pigiando. È lui che non si avvicinava. Oh lol, ma lì c'è un uccello. Nella demo non c'era. Stia fermo. Non faccia. È che devo capire che giro fa con la luce. Scatta, 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 scatta. Ok. Dammi la mano. Ok. Allora, la demo finisce qui. Quindi. Sono blind da questo momento in poi. Prima l'avevo visto perché avevo giocato la demo. Vieni. Oh, ascolta, mi vieni dietro. Tanto adesso siamo al sicuro. Dove sbucheremo? Ok. Perché
Perché siamo scalzi, tutti scalzi? Mi sa che il ponte... Ok, e tu che mi fai poi? Cioè io... No, 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 stai, stai fermo. Stai... Oddio! Mi prende! Mi prende il volo! È bellissima sta cosa. Vieni. Ok, trappole su trappole. Io non mi... Ma è Six. Six, porca miseria. È Six o è un cadavere? Secondo me è un cadavere, però non ne ho la certezza. Un cappello. Per un attimo ho avuto un infarto, pensavo fosse Six. Non lo voglio quel cappello, è brutto. Vabbè, cammini un po' piano, per i miei gusti. LOL, che dobbiamo fare? Ma vieni qui! Vieni! Ci fai ammazzare! Vieni qui! Che genere di malattie ci possiamo prendere stando qui? Oh, ma c'è una carcassa! Possiamo andare sotto la merda! Mi sa che nemmeno lui è tanto pulito con tutte le mosche che gli... allora, se vi ricordate, quelli del primo avevano tutti delle specie di maschere sopra la faccia, quindi noi non sappiamo cosa c'è sotto la faccia, sotto la maschera dei vari nemici che ci sono in Little Nightmares. Neanche
neanche della signora vediamo mai la faccia perché lei ha una maschera sopra, la faccia, sopra il viso. E quindi può anche essere che lui abbia la faccia tipo in decomposizione. E comunque hai ragione te, Alex, quel momento in cui devi decidere se nuotare negli escrementi o beccarti un proiettile tra le due. Ma vediamo questo cappello. Cappello giallo. Dove vai? Ma questo è sacco pieno, sacco vuoto. Che falcata. Esatto. Molto probabilmente sono dei lercioni. Che mi dici? Ma che stai facendo? Chiedo, quanto resistiamo noi sott'acqua? Cioè all'infinito? E verso l'infinito e oltre? Oddio, guarda che schifo, la mia palandrana tutta rovinata. Ma perché non posso andare su? La risata compiaciuta di nuovo. Il suo amato fuggito. No, veramente a me sembra che stia ansimando, che stia tirando gli ultimi, però insomma. Oh God. Corvi infami, amici delle guardie. Porca boia. Ma se noi stiamo crouch, give me your hand, my friend. Se noi stiamo crouch, i corvi che fanno? Che stronzi, bastardi! Ma perché mi becca lo stronzo? Ah, perché c'è il buco. E niente, io corro. Corro e ognuno per sé. Perché si ferma? Ma dov'è il mio amico, scusami? Non ho parole. Che hai fatto? È colpa tua! Hai premuto il grilletto, io non volevo. No, vabbè. Al di là di... C'è stata una cosa che io non ho capito se era voluta o se semplicemente c'è stato un calo di frame che ha bloccato l'animazione. Nel momento in cui ha sparato e c'è stato il lampo dello sparo, si è bloccato per un attimo. E io non ho capito se era voluta questa cosa oppure se è semplicemente stato, però non mi sembra. Vi siete meritati, brr.
Sei un lurido assassino. Cioè, io dovrei andare in giro con un assassino? Abbiamo le mani sporche di sangue, amico mio. Cioè, amico, ti devo chiamare amico? Mi hai salvato la vita, però hai ucciso qualcuno. E dunque. Ma è il mare. Arrivo. Però. Ma lei è sicuro di volersi imbarcare così? Titoli di coda. Io. Scherzando, ovviamente. Guardate però, guardate come sta. Che tra l'altro non è una parola. Non è una parolaccia, si dice veramente così, cazza la randa. È un termine marinaresco, si dice veramente così. Delle TV dappertutto. Guardate però come sta lui, che sta tutto. Mi sembra che la boa che si vede là in lontananza ci sia anche nel primo. In una delle immagini. Allora, mi viene da fare una supposizione. Allora, se lui... Guardate la sabbia. Guardate la sabbia che si muove per l'effetto del vento. Se lui è il ragazzino che vediamo anche nel primo e viene da questo posto che è la città pallida, The Pale City, perché è evidente che lui sapeva dov'era, allora il gioco deve essere ambientato prima o contemporaneamente ad alcuni eventi di Little Nightmares 1. Oddio, ma c'è qualcuno là. Aspetta un attimo che prima voglio guardare. Perché ci sono così tante TV in giro? Allora, non per essere razzista, ma una persona che sta o ingobbita così o con la testa così non penso sia tanto raccomandabile. Quindi.
ci avvicineremo con molta circospezione, ma non prima di aver visto cosa c'è qui. Niente. Deludente. Davvero deludente. Buon uomo! Scusi. Mi può dire che posto è questo? E mi tira al collo. È sparito. Con il rumore di un'interferenza. Oh well. Cominciamo bene. Ecco, l'antagonista principale del gioco, non faccio nessuno spoiler, è stato rivelato già da tempo, eccetera, eccetera, è questo personaggio che sembra molto, ricorda molto come design Slenderman e che viene chiamato The Thin Man. Ecco, che sia un riferimento a questo individuo. Tu che vieni da... perché ci hai portato qui? Ma ci sono delle TV dappertutto. Allora, se come nel primo gioco, la maggior parte degli spostamenti si sviluppano in orizzontale, cioè c'è la profondità, però vedi là c'è il buco, quindi non ci può andare. È una città in rovina, con dei vestiti che volano. Per chi era abituato al mood del primo, essere in un ambiente aperto è totalmente qualcosa di nuovo. Chi tenterà di farci la pelle qui? Sembra che la gente sia sparita all'improvviso, perché ci sono tutti vestiti abbandonati. Tu non mi aiuti, eh? No. Qua finisce. Possiamo salire? Non credo. Con questo non dobbiamo fare niente. Qua mi dovrei sparare su, amico mio. Ma la cosa bella è che lui non lo deve aiutare a salire. Perché lui sale da solo? No. E dove sei andato? Lo sento che mi chiami, ma... Hi.
ciao, sapevo che non l'avrei mai preso. Udif. Ho sbagliato. Che devo fare? Ma Cristo di Dio, pensavo ci fosse il pavimento. Scusate. Che devo fare? Come faccio ad aiutarti? Ti sento. Non lo posso spingere, però mi posso appoggiare là. Ma che mi serve? Sì, ma Dio. Gli devo dare dei calci e basta. Forse gli devo dare dei calci e basta. Così cade. E poi? E l'altro rimane là da solo. Adesso proviamo a rimanere attaccati. Vai. Sbam. Ti sento, dai. Lo sapete, vero, che cadrò molteplici volte nel tentativo di fare sta cosa? Io non ce la faccio. Dio santo. Non si può mica. E ci tocca rifarlo, tra l'altro. Colpa della tua clip, Ruben. Ma perché? Perché fa così? Non credo che comunque... Perché non sa... Perché non salti? Cristo di Dio. No, non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la va proprio. No, io veramente. Tu devi oscillare con il coso e poi ti devi lasciare e saltare. Dio santo. Sei un bastardo. L'ho fatto fino adesso. Cos'è cambiato rispetto a prima? Ma tornerei giù solo per provare, ma non ne ho voglia. Ma il guaio è che io in questo momento ho fatto esattamente quello che stavo facendo prima. Quindi non so qual è stata la variabile che è cambiata, che mi ha fatto saltare. Quindi non lo sapremo mai. E sta zitto che arrivo. Non lo sapremo mai. Perché io sono riuscita a saltare adesso e prima no. Veramente. Però mi ricordo che sta cosa capita... Ah, guarda. Sta cosa... Se gliela tiro in testa. Sta cosa capitava anche nel DLC del primo. Che c'era il ragazzino che faceva più... Come si può dire? Più platforming rispetto alla... a Six, e c'erano dei momenti in cui veramente mi saliva il crimine, perché tutte le volte che dovevi fare salta da una sporgenza all'altra faceva la stessa cosa che faceva, che ha fatto Mono in questo momento. Immagino che tu sia contento di essere arrivato lassù. Io speravo dentro di me che questa cosa dei salti, che ti aggrappi, l'avessero un po' fissata, invece.
Evidentemente. Evidentemente no. Ora ci dobbiamo muovere. Recuperiamo il tempo perduto. Saltellando come dei deficienti. Allora, tu. Ho preso una cosa che non. Un'altra di quelle interferenze di prima. Che inquietudine. Volevo spegnerla qui. Come se fosse tutto ovattato. Ma mi ha aiutato lui? Credo che mi abbia aiutato lui a salvarmi da. Ma che mi fai cadere giù dalla finestra? Cioè, sali te, ma. Possiamo spingere. Ah, c'è un buco. Però prima di entrare. Sì, non credo che ci sarà niente. Credo che ci sia un buco anche là nella strada, esatto. Ha visto il trailer del gioco e ti ha seguito un pochino le vicende attorno
insomma, alla pubblicazione del gioco, saprà che uno degli antagonisti dei nostri protagonisti è questa entità particolare che sembra un insegnante molto lugubre e particolarmente spaventosa. E io credo che ci stiamo approssimando al suo antro, perché questo sembra tanto il giardino di una scuola. E quello forse è uno dei nemici che aspetto di vedere di più. La palla la possiamo prendere? C'è sicuramente l'achievement. Metti dentro la palla. Go. Non credo che ci sia l'achievement. Però lui sembra conoscere questo posto. Forse davvero lo conosce. Forse lui è scappato da qui. Esatto, signore e signori. Quella che è nel quadro quassù. Questa è l'insegnante. Esatto, uno di quei bei collegi di una volta. Con una pentola fumante in mezzo al corridoio. Oh, lol, ma non sarà già mica lei. Mi sembrava di avere una testa là in fondo. I piedini. Una stanza. Mono, ogni tanto hai dei momenti in cui. Gioca. Perché ha preso il cubo su lui? Ci sarà un motivo per cui ha preso. La cassata. Tiriamo roba di vetro. Non ci posso andare lassù. Che facciamo col cubo? Che ci vuoi fare? Ho il cubo anch'io. Cosa facciamo? Niente, vabbè. Mi inginocchio sui pensavo che avrebbe fatto qualcosa col cubo, invece niente. Boh. No, qua non posso salire perché ci sono i libri. E sui letti? La valigia la posso tirare? No. Qua non posso mica salire. Però ci sarà un. Cioè, c'è un motivo di questa stanza. Non credo che sia solo.
Non ci si può salire. Apparentemente. Oh mio Dio! Ma in cima a quel letto c'è una valigia con una sega piantata. Oh cielo. Vabbè, tieniti i tuoi segreti, stanza, perché a quanto pare non c'è nulla da fare qui. Direi sì, non c'è niente. E penso che lui me lo direbbe se io potessi interagire con qualcosa. Ma bando alle ciance, qua c'è un interruttore. In realtà non è detto, perché l'ha lasciato lì. Se mi avesse voluto mostrare qualcosa, l'avrebbe tenuto. Non l'avrebbe smollato lì. Cioè, vedi, non fa niente. Infatti è quello che pensavo di fare, spegnere la luce e vedere se cambia qualcosa. Ma che fai? Ogni tanto Mono si imballa nella roba. Inquietudine, raga. Secondo me in sta stanza non è cambiato niente. A parte il fatto che è rimasta accesa la luce lì e niente. E provo un'altra volta ad arrampicarmi sui letti, ma secondo me non ci si arrampica. No, perché non vado su. Non vado su e non vedo niente di utile. A parte i cubi, che però saranno dei giochi così. Niente di... Allora, luce spenta. Andiamo. No, il tappeto non si trascina. Tra l'altro lui farebbe qualcosa. Quello che non capisco è... se quello si sposta, che sicuramente si sposta, perché c'ha i buchi dietro. Adesso non funziona più. Sì, invece sì. Là dietro c'è un buco e lo dobbiamo spostare in qualche maniera. Il quadro. Credo. Questo non si può spostare. Oh, la porta di là che non ho ancora toccato. Magari è questa, è molto più semplice di quanto pensassi. No. E allora, amico mio, ci dobbiamo far venire un'idea. Qui ci possiamo andare, ma non possiamo andare oltre, quindi... Boh. C'è qualcosa che possiamo usare per farci... C'è qualcosa sotto il tappeto, credo. Però non capisco come noi potremmo tirarlo.
si può mica. E di solito se si deve utilizzare qualcosa, c'è qualcosa da trascinare qui vicino, ma qui vicino non c'è niente da trascinare, quindi bisogna che facciamo in un'altra maniera. Allora, o lui si mette qui e viene triggerato qualcosa, non so. Datemi un attimo, un secondo. Che ho visto una cosa che non mi piaceva. Ok. Secondo me dovevi tenere il vaso. No, il vaso di vetro no. No, no. Non è quello. Non è il vaso di vetro. Perché se fosse stato un oggetto utile non si sarebbe rotto. Io non mi posso attaccare, ma c'è un motivo se io posso spegnere la luce? Ci deve essere. Lui però non fa niente. Come si dice? I have no clue in questo momento. Io sono convinta che c'è qualcosa sotto il pavimento, ma non so come. Sotto il tappeto. Ho provato ad attaccarmici, ma non faceva niente. Oi, lo dico io. Altrimenti non sarebbe illuminato così. Che probabilmente c'è qualcosa di importante qui. Oppure la cosa importante è la sega che è in cima al letto là. E allora quello è un altro discorso. Però non ci posso andare. Non posso salire. L'unica altra idea che mi viene in mente è la scatola qua, la valigia, ma non me la fa tirare. E lui non fa niente. E proviamo a fare così. Provo a prendere il cubo. Vediamo. L'unica altra cosa che mi viene in mente è questa. Che noi dobbiamo mettere i cubi qua. Oppure li dobbiamo usare da lanciare. Un'idea stupida, solamente perché ci sono gli occhi disegnati sopra i cubi. E forse era per quello che lui l'aveva preso. Però perché mollarlo allora? Vediamo se è questa. Non credo. Servivano a qualcosa. Voglio andare su. Oddio.
una stanza in cui mettere in punizione. Vai, salta. Dobbiamo saltare assieme, però. Ok. Cosa ho preso? Parà, mettilo giù. Però è evidente che lui o viene da questo posto o conosce comunque questo posto, perché altrimenti non avrebbe saputo la storia del quadro con gli occhi. E lui aveva preso il cubo perché evidentemente voleva che lo usassimo, però per qualche motivo strano l'ha lasciato lì dopo. I nomini li tenevano gli oggetti in mano. A quanto pare la caratteristica, diciamo, principale e che rende così inquietante la nostra insegnante, la teacher, è il fatto che lei abbia apparentemente il collo lunghissimo che si possa avvolgere anche in giro agli oggetti. Collo che si può girare anche su se stesso. Allora, voi direte, è stupido andare davanti alla porta dove c'era lei, però io credo che lei verrà fuori di là quando noi faremo qualcosa. E che faremo? Non so in realtà se dobbiamo farci qualcosa con questo. Apparentemente no. Non mi ci posso neanche attaccare. Quindi nada. Guarda lui che mi guarda, deficiente. Sei morto in maniera stupida. No, bisogna semplicemente evitare il secco. Che non troviamo dei cappelli. Allora, secchi appesi io non ne vedo. Però ci sarà un motivo se c'è sto banco. Certo che c'è. Ma perché ci sono ste robe in giro? Io
ho paura che mi arrivi l'armadio in testa. Oddio, ma quello che è? Dio santo, l'avevo detto. Mi arriva l'armadio in testa. Guarda cosa ho trovato. Una scimmia coi piatti. Che erano quelle del primo. Quelle che se le utilizzavi. Aspetta un attimo. Se le utilizzavi distraevi braccia lunghe. Cioè braccia lunghe, poi noi lo chiamiamo braccia lunghe, ma in realtà è il janitor. Sembra spaventato però il nostro amico. Non credo che ci possiamo andare di qua e non possiamo spostare quello, quindi quello era semplicemente per farci vedere che c'era il tizietto. Quindi dobbiamo andare di qua. Ok. C'era un motivo se lui stava dall'altra parte. Quindi proviamo a stare di qua. Ok. So, non credo che ci sia qualcosa. Salve Iago, salve. Ok, ci dovremmo difendere secondo me. No. Arrivo. Non posso andare di là. Oh no. Non lo posso salvare. Sono fatti di cosa? Tipo di... come si dice? O di legno o di ceramica. Però... come faccio? Voglio andare a salvare il mio amico. Cazzi di merda, bastardi, l'avete portato su. Sì, sono carini. Più che altro io pensavo che non ci avrebbero fatto niente, invece... bastardissimi. Dov'è il martello? Benvenuto intanto, Iago.
c'è che io ho fatto il mio lavoro, diciamo. E mi sa che il martello non me lo posso portare dietro, quindi lo lascerò qui. But first... No, più che altro essendo fragilini faccio loro male, quindi... Però non me lo posso portare. Ma quando è che entrerà in gioco la teacher? Qua serve una chiave. Chiave che sicuramente non è qui. Signore. Sì, è molto molto bello. Dicevo di volermi comprare Control, me l'ha regalato il PlayStation Plus, hai fatto bene a a aspettare a questo punto. Hai studiato matematica? Sapevo. Mi devo nascondere, suppongo, lì dentro. Sì. Lei è fatta così, al collo che si allunga e suppongo di dovermi nascondere. Adesso con calma. Abbiamo la chiave, che era quello che ci serviva. Amica di Bob, per chi conosce la citazione. Bella, bellissima questa cosa. Tutti devotissimi al lavoro in famiglia, insegna pure di no. Allora... È bellissima questa cosa che noi ci possiamo mettere le chiavi in tasca e non ci tocca portarle in mano come nel gioco precedente. Oddio. Comunque ha una maschera evidentemente anche lei.
non c'è tanto margine con lei. No, bisogna stare più attenti. Faccio il giro alla cattedra. Non si vede, non si vede. Boh, io. Dove sono andata a finire? Ah, ok. Io mi sa che farò il giro dietro la cattedra. Vai, mono, però muoviti. Pregando il Dio che non mi vede. Ma come hai fatto a vedermi? È uguale alla tua prof d'italiano? Dio, ce ne scampi. Dove avete portato il mio amico? Cosa gli avete fatto? Io non voglio far del male a nessuno, ma mi tocca perché voi mi attaccate. Ma no, ci dissociamo tutti. Hai distrutto un talento nascente dell'arte contemporanea, mi dispiace. Nel caso mi dispiace. Ok. Ma no, questo viene con noi. Quello viene con noi. Quello non viene con noi. Mio, vai su. Non lo vuoi sto cappello, ho già capito. Ma non credo che sia quello. Del cielo.
nemmeno io perché non si vede. Non te lo fa vedere. Ma non voglio sapere cosa sta facendo. Spero che non stesse pacchettando nessuno in maniera eccessiva. Ok, sorella del janitor confirmed, perché tutte e due adorano le librerie. E ok. Voglio andare su. Mi sono immaginata l'insegnante come Bella sulla scala con le rotelle. Oddio. Allora, pare che non si sia allertata, quindi... Però i libri, gli oggetti vari sono messi tutti lì apposta per farla... per farla sclerare. Quindi attenzione. In agguato la stronza. Mi è venuto un colpo. Attracca, come faccio? È orribile, è orripilante. Ciao Beck, benvenuto. Bastarda, come faccio? Devo capire perché il personaggio ogni tanto si blocca così e rimane a guardare l'infinito. Se scendo non è come dovrei fare, perché mi ammazzo intanto. È troppo alto. Devo andare qui, ma non capisco come fare per non triggerarla. Mi spiace, volevo vedere cosa succedeva e o sto attenta e non faccio cadere i libri, perché secondo me lei si triggerà se i libri. Posso prendere qualcos'altro e tirarlo? No. Allora devo farlo in fretta.
da fare in frettissima, in frettissima. Di una lunghezza limitata, pare. Oh. Però lo dobbiamo andare dietro, credo. Qui ci possiamo infilare per nasconderci, forse. Quindi, a che serve? Allora, da solo non ce la faccio. E devo salire. Devo tirare qualcosa contro la porta? No, questo lo posso trascinare. Non è molto intelligente a stare da sta parte. Attaccati, caro. Voglio il mio amico! Dove l'avete messo? Vi giuro che se l'hanno ucciso ci hanno fatto un fantoccio. Io urlo. Ci hanno dei libri perché bruciano. Allora, chiave. Serve una chiave. E la troveremo qua in giro. Partiamo da sinistra. Chissà qual è il significato di queste interferenze. No, qua non c'è niente. Però questa corda ci posso fare qualcosa. È brutto da dire. No, non ci posso fare niente. Torre che è rotta. Ok.
Un scacco gigante. Dobbiamo rimettere le teste a tutti gli scacchi. E allora, qua c'è la testa della regina. Buonanotte, grazie per essere passato. Vai tranquillo, vai tranquillo. Grazie tantissimo per essere passato. Vediamo se questo posso usarlo per andare sul tavolo e prendere. Posso usare. Grande. Aia. Allora. E 2 su 4, me ne mancano 2. Qua posso svitare solo la testa. Quindi venga con me. E poi mi manca il quarto. E dov'è? Eccolo lassù in cima. Sa che non è quello, anche se mi sembrava. E no, quello della torre l'ho già recuperato. E forse boh, ce n'è uno qua sotto. Dice la posizione grande. Allora, quella l'abbiamo già messa lì. Devo scambiarle. Devo scambiare di posto. Devo mettere questa di qua. E quella di là. Perché non si è ancora aperta? Deve essere più vicina. Come faccio a spostarla tutto? Vediamo. Si sposta tutto. I pezzi no, non si possono spostare. Purtroppo non li posso afferrare.
infatti non capisco a sto punto, aspetta, dice, a un quadretto di distanza, non capisco se basta mettere la testa tipo qui. Ovviamente la mette, cavolo, il cane. Dai, mettila giù per bene. Non ce la facciamo. E l'altra com'era? Ma l'altra va bene, è quello che ha sbagliato. L'altra va bene. No, in realtà dovrebbe stare qui, tipo. Perché la metti? La posizione dovrebbe essere questa. Dovrebbero stare lì. Non si possono. Perché non si possono spostare i pezzi, mannaggia. Sì, è scattato un meccanismo, però non capisco se è sufficiente ad aprire la porta. Grazie Alex, tanto anche noi finiamo tra poco. Non capisco se è sufficiente a fare spostare la porta. Ci provo. C'è qualcos'altro. Perché mi sono sbagliato? No, no, perché ho messo quella là. L'armadio delle ruote. Ho provato a vedere se si spostava, ma l'ho spinto nella direzione sbagliata. Non riesco a spostarlo da sola. E lui non lo prende. Oh, posso andare su lì? Aspetta, aspetta. No. Non mi attacco. Non so perché. Cioè, qua sì e lì no. Più che altro, aspetta. Non vorrei che la luce che si è accesa qui fosse quello il meccanismo. Vediamo. Era la luce il meccanismo. Perfetto. Allora. Ad aprire la porta e poi purtroppo al prossimo checkpoint ci fermiamo perché io non volevo stare in live troppo. Già è stata un'improvvisata questa per l'uscita del titolo.
continuiamo domani sera. Chissà cosa sta accadendo. E mi dispiace, ma... dovrò fare male. Bisogna beccare il tempismo giusto. Il mestolo, aspetti che venga un po' più vicino. Perché non me l'ha fatto colpire? Misteri della fede. Fastidio è se ti prende per forza devi ricominciare, cioè se io mi divincolo posso liberarmi. Se io salto di sopra ti... Vai. È un po' legnoso nel prendere gli oggetti, eh. Non li prende subito. Ma infatti stavo pensando anche io di scappare. Però sono tanti. Vedi? È un po' di gente. Quindi non lo so. Non so, provo a scappare, ma c'è un po' di gente. Ma se io scappo e basta. No. Devo provare a passare inosservata. Il mestolo c'è lì per un motivo, è lì per un motivo, per aiutarmi. Allora vediamo. Dio santo, perché? Perché? Why?
mono. Perché fai così? Ma intanto si blocca a caso. Secondo me mi vedono. Non ce la faccio mica passare inosservato. O faccio una mega corsa, ma appena arrivo di là mi fanno a fette. Salve, dai. Cioè, veramente. Vabbè, quella è da ammazzare. Quella è da ammazzare. Sicuramente. Quello ha scritto in faccia voglio morire. No, 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 stai lì. Perché è uscito? Allora, devo star lì sotto, tanto loro non riescono a prendermi, credo. Credo. Devo far fuori, cioè devo farli fuori tutti. Altrimenti non ci riesce mica. Ok, vai. Bene. Buono così. Adesso forse... Lì devo passare su. Però forse riesco a portarmi questo. In cima, che cacchio, perché non posso? Non capisco mica, l'altro era su in cima, perché non posso andarci? Forse questo mi può aiutare? Forse. Mi distraggo.
Forse ho capito come devo fare comunque. Uso un oggetto per distrarli. Tipo questo. E posso anche tirarlo addosso il tizio qua. Ed ecco rovinato il piano geniale. Venga qui. Chissà se riesco a beccarlo. No. Bastardo. Non lo so. Qua è dura. E io provo altre 2-3 volte, poi se non dovesse riuscire ci fermiamo e continuiamo la prossima volta, cioè domani sera, se non cambia niente. Mi devo travestire. Qualcuno mi farà sicuramente cascare la testa, non so. E l'ho persa. Vabbè. Ok. Allora. Direi che questa è la zona perfetta per fermarsi e niente, no, non l'avrei mai immaginato di dovermi mettere una testa. Vabbè, e niente, ci fermiamo qua, ci fermiamo qua. Allora, io ringrazio tutti quelli che sono passati stasera a questo orario folle e ringrazio soprattutto perché io ero molto emozionata all'idea di provare il gioco subito all'uscita e quindi ringrazio tutti quelli che sono passati. Mi dispiace di essermi un attimo incasinata lì nella zona in cui si doveva saltare, ma veramente vi giuro che non ho capito qual è stato il fattore che mi ha permesso alla fine di saltare. Off screen proverò, così la prossima volta non facciamo casini. E grazie a tutti, grazie Beck per essere passato a quest'ora e
finiamo qui, senza titoli di coda, direi. Grazie a tutti e se tutto va bene ci vediamo domani sera, altrimenti venerdì sera. Buonanotte e alla prossima. Ciao. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!